ci ha ripetuto i rischi che stiamo assumendoci con queste follie, perché questa è scienza grezza. Io do la parola e saluto il dottor Piero Celani, presidente della provincia di Ascoli Piceno, che invito a farci un saluto. Grazie, dottore. Grazie, buongiorno. Chiedo scusa per il ritardo, ma avevamo questa mattina un altro impiccio ad Ascoli, dove si parlava di fondi strutturali per la nuova programmazione 2014-2020, programmazione ovviamente dei fondi strutturali europei. Dunque, io intanto saluto il padrone di casa, insomma il sindaco, dove sta Pala, è uscito, allora il vice, insomma l'assessore, il vice padrone, insomma, l'assessore Petrucci, ma insomma in realtà come il gestore della struttura qui, la Forestal, che ha avuto questa bellissima idea di fare una riflessione insomma su queste tematiche, biodiversità, OGM, pesticidi naturalmente e quant'altro, e ovviamente tutti coloro che si sono alternati in pratica in questa riflessione di questa mattina. Saluto anche il dottor Olivieri, il presidente del Parco Nazionale Monti Sibillini, a cui mi lega insomma da tempo, da quando ci siamo conosciuti, insomma un rapporto ormai reale di amicizia, insomma, e speriamo di fare qualcosa insieme nel prosieguo di questi mesi impegnativi che in pratica ci separano da una ripresa, praticamente speriamo insomma che venga nel più breve tempo possibile. Detto questo, io credo che la riflessione su questa tematica, su questo valore in pratica della biodiversità che interessa naturalmente il nostro ecosistema, è una riflessione che va fatta a tutto tondo quando si parla naturalmente di ambiente. Io sono uno di quelli che dice insomma le cose come stanno, sono un pragmatico, insomma, ecco, non è che sono di giro attorno insomma le cose, forse la mia formazione professionale, quella di essere un tecnico, un ingegnere, mi porta veramente ad andare direttamente al problema, stanno tanti giri di parole, insomma, è uno delle mie caratteristiche, insomma, a volte positive, a volte negative, insomma, che magari qualche guasto ogni tanto lo si fa, insomma, però è sempre meglio dire direttamente quello che si pensa. Allora, partiamo innanzitutto da un concetto importantissimo. L'ambiente è una grandissima risorsa, una grandissima risorsa. Da questo punto di vista credo che nessuno può disconoscere insomma un'affermazione di questo tipo, anzi possiamo dire una affermazione anche banale veramente. Il problema naturalmente nasce, insomma, è un qualcosa da tutelare a tutti i costi, nel senso è un bene da mummificare, oppure veramente essendo una risorsa è un bene naturalmente che va utilizzato in quanto naturalmente risorsa, punto. Questo naturalmente è il problema. Attorno a questo interrogativo credo che ci siamo interrogati in tanti, ma sono ormai decenni che ci si interroga da questo punto di vista. Io ritengo che assolutamente se noi mummificassimo l'ambiente entreremmo in modo negativo nella famosa parabola dei talenti, dove avuto un talento uno lo nasconde naturalmente sotto la sabbia e poi aspetta che il padrone torna e gli dice che mi dai, e l'ho conservato, sono stato molto attento, ecco caro mio signore, ecco il suo talento, insomma, lo do. Gli altri invece portano naturalmente gli interessi dei talenti che hanno messo veramente a reddito. Ecco, credo che questo sia abbastanza significativo di come naturalmente io la penso da questo punto di vista. Allora, è una risorsa che va veramente utilizzata, una risorsa che va messa veramente a reddito. Però, è chiaro, il problema è che va messa a reddito nel modo giusto, nel modo veramente giusto, cioè utilizzando quelli che sono i talenti naturali che l'ambiente, che il sistema ci mette a disposizione. Dobbiamo essere bravi a ricercare e sviluppare che quelle potenzialità, quelle eccellenze, quegli asset che il territorio ci mette a disposizione, che l'ambiente ci mette a disposizione, vadano veramente valorizzati secondo un criterio di crescita naturale, ecco, che il sistema ci ha messo veramente a disposizione. Quindi il nostro obiettivo veramente è lavorare veramente lì, non andare veramente ad alterare un sistema
che sta lì proprio per un equilibrio, diciamo, naturale, per un equilibrio che nasce da un rapporto tra degli organismi oppure dalla flora che noi nemmeno conosciamo fino in fondo, che ci sfugge e che in qualche modo potrebbe, diciamo, creare veramente dei guasti. Quindi allora l'interrogativo naturalmente è questo: fino a che punto oggi noi siamo in grado naturalmente di sviluppare questa ricerca, di sviluppare questa innovazione all'interno chiaramente di un modello naturale e non un modello naturalmente modificato, un modello chiaramente naturale. Questo naturalmente è l'aspetto. Ad esempio, io ho apprezzato moltissimo, faccio un esempio che è calzante. Noi abbiamo un problema qui molto serio, che è quella della famosa mosca cinese per quanto riguarda il castagno, no? Acinibile, mi sembra, no? Termine tecnico. Mi sembra il nome, è così. Un gruppo veramente di insetti. Ora, è stata avviata una ricerca molto importante, insomma, che si è sviluppata in Giappone e poi naturalmente è arrivata in Europa, in Italia, dove sembrerebbe che l'unico modo per poterla combatterla è pure attraverso un altro insetto, no? Che è stato in qualche modo studiato in laboratorio e messo veramente in atto. Io ritengo giusto, insomma, che si sia andati con i piedi di piombo, soprattutto per quanto riguarda il discorso, ad esempio, dei parchi. Anche se la penso poi diversamente sul discorso generale dei parchi, insomma, non prendetemi come, ecco, un difensore veramente stato. Però che la riflessione sia stata fatta era giusto, per capire naturalmente se questo antidoto funzionasse soltanto, diciamo, in modo mirato su quell'insetto, oppure chiaramente qualora introdotto dissennatamente, insomma, in un ambiente dove è un ecosistema particolare tutelare, potesse considerare gli altri guasti. È chiaro che naturalmente il messaggio all'esterno è arrivato invece distorto, è arrivato chiaramente distorto la volontà ottusa di non metterlo perché il parco va tutelato a tutti i costi, perché lì ci mettiamo i pretoriani chiaramente subito a sparare a questo insetto che mettiamo, insomma. Era naturalmente una ricerca scientifica molto accurata che andava prima in qualche modo testata per capire se quell'insetto, insomma, non procurava danni ad un altro ecosistema che era naturalmente stato. Ora, appurato questo, è chiaro, e con la mia pragmaticità, non si può stare a perdere tempo, cioè la ricerca si fa proprio per questo, insomma, no? Una volta appurato questo, seppur chiaramente abbiamo qualche dubbio che potrebbe essere l'1%, ma ragazzi, nella vita le certezze non esistono, non esistono. Chi vuole chiaramente certezze non sia di questo mondo, le vada a cercare veramente dall'aldilà, le vada a cercare veramente in un altro modo, non qui, non le venga a cercare veramente da noi. Perché nella mosca sono altrettanto reali. Sono altrettanto reali, no? Non le vada a cercare qua le certezze, insomma, i basdaran chiaramente della mummificazione, insomma, non vengano qui, vadano chiaramente a fare riflessioni in altre zone, insomma, questo è il discorso, insomma. E quindi, ecco, questo naturalmente è un esempio. Allora, noi dobbiamo lavorare sempre di più attraverso una ricerca mirata nell'ambiente per determinare quelli che sono, diciamo, gli antidoti che possono in qualche modo aiutarci a conservare un ecosistema naturale così come naturalmente il buon Dio chiaramente ce l'ha dato. Questo è il vero problema. Investiamo su questo discorso, non investiamo chiaramente sugli organismi geneticamente modificati, non investiamo chiaramente sulle altre cose. E perché qui c'è uno spazio grandissimo, c'è uno spazio per la ricerca, per far lavorare tanti nostri bravi ricercatori su questo lato, e ovviamente mettiamo, insomma, a disposizione le nostre menti, la nostra capacità creativa, le nostre risorse scientifiche chiaramente sul binario giusto, non lo mettiamo chiaramente nel binario che poi va a sbattere creando danni irreparabili, insomma, è questo quello che, diciamo, culturalmente noi dobbiamo capire, perché la ricerca va anche indirizzata, va in qualche modo guidata su binari che sono naturalmente quella della coerenza e quella, diciamo, della salvaguardia di tutto quello che noi abbiamo a disposizione, perché questo naturalmente è il nostro compito. Poi, se si devono fare ricerche, diciamo, all'altre per studiare, per avere dei risultati che possono essere utili su quest'altro settore, ben vengano, insomma, no? Ben vengano, perché la ricerca va fatta veramente a tutto campo, insomma, perché anche quando è stato, diciamo, inventata la nitroglicerina, fondamentale, insomma, no? Le scoperte, poi bisogna capire che uso se ne fa, insomma, no? Se la dobbiamo adoperare, insomma, quando facciamo gli scavi in galleria per sminare le rocce, insomma, e quindi fare subito, va bene, ma se dobbiamo in un altro modo, è lì naturalmente il problema, quindi va
ricerca l'ha fatta chiaramente a tutto campo, perché noi, la ricerca, il progresso è un treno naturalmente che corre, che nessuno di noi potrà mai comunque arrestare. Quindi da questo punto di vista io credo, convengo con quanto spero sia stato detto, insomma, positivamente in questa riflessione di questa giornata. Insomma, chiedo scusa se sono stato molto franco, però insomma io non credo di girarvi attorno, insomma, ai problemi, insomma, con qualche esempio vi ho fatto capire in pratica come la penso. Quindi grazie veramente di questa vostra riflessione, buon lavoro a tutti e soprattutto agli addetti ai lavori. Grazie a lei.